Salvezza ragazzi, io sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, come potete vedere, siamo tornati qui nella serie dei Minecraft Modalo, di della Stoneblock. Allora, dopo hanno fatto i miei ultimi upgrade, diciamo che il problema non è che si è molto posto per quanto riguardava senso per quanto riguardava il gioco in sé, quindi sono riuscito a upgradare il gioco. Ok, questo è il tin che non è, che non sta, che non viene preso, non chiedermi il perché, però per quanto mi riguarda approfitterò per prenderlo e andare a cucinare, così da voler realizzare. Direi di utilizzare anche questa finita raccolta di qua per riparare gli strumenti. Allora, li posso semplicemente utilizzare qua. Ok, qui ho altra roba. Ok, ah, ok, comunque era stata presa, quindi ottimo. Ti deposito di qua. Stessa cosa per quanto riguarda la roba di qua, che poso tutta. Quanto sembra ci metto solo fatica a raccogliere tutto. Ok, abbiamo troppa cobblestone qui, quindi però anche se tranquilli, presto la utilizzeremo. Allora, vediamo cosa dobbiamo andare a fare guardando all'interno di questa. Allora, smeltery l'ho fatta, quindi il problema non si pone. Allora, ah, 9 pezzi di endstone. Cosa? Aspetta, lo flux stack. Questo sono buoni. Questi devo mettere, sono molto buoni come blocchi, cioè come pezzi, anche perché ne danno veramente, veramente pochi. Infatti, allora, sono, dovrebbe essere entrato, infatti. Direi di approfittare di convertirli tutti, che tanto è molto più probabile utilizzarli come blocco piuttosto che, cioè come item piuttosto che come blocco. Allora, dobbiamo vedere come fare l'endstone, se si può craftare. Compressed endstone end essence. Perfetto, si fa. Come si fa? End seed. Dobbiamo fare il tier 4 crafting seed, e però mi serve, ok, quindi l'unica cosa che possiamo fare è quella di andare nell'end, da quanto ho capito. Però no, non volevo andare di qua, quindi per fare avere 9 endstone, o siamo così fortunati da ottenerla da varie tipologie di blocchi o cose del genere, non ne ho idea. Allora, io nel dubbio ho comunque da trovarli in qualche, ok, nella loot bag. Allora, direi che ora come ora la cosa che possiamo fare è quella di ampliare la nostra amata, cioè il nostro amato mob spawner. Quindi, dove sta? Ok, finita. Però giusto un paio di blocchi di lasciarli. Se lo metto qui, ok, no, non mi dà i stone bricks. Però
però poco male. La nostra griglia la devo posare, perché non mi serve. Ancora sto cercando di capire più o meno quanto me ne serve, però a quanto pare. Ok, questa resto della stone la poso oppure la clay. Ok, ne abbiamo 2K e 1, quindi poco male. E quindi penso. E tu che animale sei? Una libellula. Un attimo che. Ah, ok, che mi puoi avvelenare. Cosa mi hai dato? Ah, ok, il veleno. Una sacca di veleno. Ok, però. Allora. Vediamo tu cosa mi dai. Tanta esperienza, tanta rotta fresh. Ok, comunque tutta roba che non mi serve. Ok, ora continuiamo appunto a proseguire qui con, per quanto mi riguarda, per quanto a togliere tutta roba, cioè tutta la parte delle pareti che comunque non servono. Allora, sicuramente servirà la parte, cioè questa parte qui comunque la utilizzeremo, spero. Comunque, male che va, la riporteremo riporteremo roba di là, non è questo il problema. Allora, io pensavo di fare un mob spawner tipo vanilla. Comunque, anche se però devo ammettere che questo piccone dura poco e taglia, cioè ci mette veramente tempo a scavare. Infatti, speravo di avere qualche osso, cioè comunque sì, non è che spero, dovrei avere qualche osso almeno da utilizzare per fare la parte. Vediamo, non so se i diamanti posso usarli o Minecraft. Ma sono gli stessi. Ah, infatti sono gli stessi. Allora, vediamo se ci sono le ossa. Proviamo a fare così, eh. No, non ci sono ossa. Ottimo. L'unica speranza sono i diamanti. Allora, i diamanti posso utilizzare in questo modo? No, quindi li dovrei sciogliere. Allora, questo alluminio. So, in realtà sto cercando qualche modo per fare i. Per fare un piccone decente. Questo, il prismarine, certo non è uno dei migliori materiali esistenti al mondo, però rispetto alla flint dovrebbe essere meglio, leggermente meglio. Infatti qui abbiamo 58 di durabilità. Vediamo qual durabilità arriviamo. Come durabilità 1 di 1. Quindi facendo un blocco alla volta si rompe. Ok, allo sto punto provo a farlo tutto. Quindi se mi dà durabilità 1 di 1. Qui ok, arriviamo a 132. Ora a 168. E quindi a quanto pare durabilità aumentata. Dovrebbe essere anche leggermente meglio per quanto riguarda la velocità. Infatti, sempre lento, però
rispetto a quello di Flinta è leggermente meglio. Anche se devo ammettere che comunque che avendo poco Prismarine verrà utilizzato molto poco come piccone. Quindi dovrò trovare il modo per farmarne di più. Ok. Qui abbiamo. Ok, quindi qui volendo potrei fare la strada che mi porta. Ok, è un 3x3. Quindi io dovrei aprire il terzo passaggio, per così dire. Ok. Allora, torno un secondo di là, così vado a prendere le torce e la batteria della videocamera mi si è scaricata, ottimo. Però comunque, finché mi dura, ben venga. Allora, prendiamo le nostre amate 13 torce, sperando che per il momento mi bastano. E allora, per il momento faccio un taglio del video, così do la possibilità anche alla videocamera di caricarsi un minimo. E noi ci vediamo quando, diciamo, il mob spawner è stato costruito. Anche perché non è che mi serve, diciamo, voi già sapete come si costruisce un mob spawner e vi annoierei solo. Quindi a fra poco. Allora, ragazzuoli, rispetto a prima, cambiare un po' di cose, finirò il mob spawner e direi, se il game mi permette di partire, ecco qua, di vedere cosa mi danno cioè gli oggetti che questa epica. Ok, partirei con quelle comune, semplicemente. Ok. Science Cube Scanner. Ok, roba comunque non mi serve, ottimo. Poi vediamo tu che cosa mi dai. Ok, molta roba che non mi serve. Tu sei. Ok. Abbiamo pure questa qui rara, che dubito che mi servirà qualcosa. Ok, allora direi di andare a posare giusto quello che non mi serve. Quindi innanzitutto direi mettermi qui da una parte e posare questo con questo. Anzi, attiti recupero e poso quella di pelle, quella più inutile. Dove stai? Mi sono perso il secchio di lava. Ah no, eccoti. Fammi Ok, Generation 1. Ok. Allora, uno strumento non là per vedere lo scanner Science Cube è. Potrebbe essere utile, se solo sapessi come si usa. Te qui. Vabbè, intanto poso tutto qui. Ok, intanto ti voglio vedere come funziona. Ah, penso che si debba piazzare prima lo Science Cube e poi tocca prendere utilizzare lo scanner lì sopra. Allora, diciamo che per quanto mi riguarda
Tanto posso cominciare a recuperare quanta più roba possibile, partendo dall'esperienza questa solidificata. Allora, devo trovare il modo, cioè diciamo che la prendo qui l'esperienza solidificata, cioè perché in questo modo stanno qui vicino, spawna più gente di sopra, quindi in questo modo riesco a sfruttarne un poco, diciamo, a prendere due piccioni e una fava. Allora, però al momento, a parte qualche libro incantato, non saprei come utilizzare questa esperienza, se proprio devo essere sincero. Una loot bag, vediamo cosa mi dà di buono. Coso di latte, la soul sand, praticamente una fava. Ottimo. Allora, direi di prendere un po' di roba e di unirla. Ok, un'altra loot bag. Ora questa l'aprirò. Sì, comunque stavo pensando, mano a mano farò avanti e indietro e portare tutta la roba. Diciamo, questo bucket, normalmente li utilizzo tutti, anche perché non ho modo di utilizzarli altrimenti, cioè nel senso, a parte cuocerli, che il bucket di latte non è che mi serve a granché. Allora, ma io mi ero scordato di che avevo il contenitore qua della Project E. Allora, ho preso un ho posato la piccozza, quindi dovrei recuperarla in teoria. Allora, vediamo dove sta. Altrimenti posso recuperare tranquillamente. Ok, che recuperandola la piazzo qui. Diciamo che la sto mettendo l'armatura lì non per chissà quale motivo, più che altro per un fatto di estetica. Ok, speriamo di non morire da scheletri, cioè da scheletri, da creeper. Ok, allora te li piazzo in questo modo e sì. Tanto questo sarà tutto da posare all'interno del magazzino lì. Ok, a quanto pare qui ho preso tutto. No, ok, creeper ammazzato. Quanta gente ci sta? Veramente troppa. E questa è, diciamo, la parte un po' più pericolosa, ovvero quella dei creeper, che è appena esploso. Ottimo, direi che per il momento di lasciare tutto così, che sinceramente non è che ho tutto questo tempo e voglia di sistemare. Però a quanto pare il mob spawner funziona. Allora, quindi praticamente devo trovare il modo di autokillarli, semplicemente facendo le spike alla fine. Quindi, volendo, sì, potrei sistemarlo subito. Allora, intanto posso tutto qui dentro. 3 e 4. E poi ho raccolto veramente, veramente tanta roba. Allora, intanto mentre dormo, vediamo cosa ci sta. Ok. Ok, prismarine che utilizzo veramente, veramente tanto. Cioè, lo utilizzerò. Quindi me lo metterò subito da parte di là. Poi non so se le spike ce le ho già. Nel dubbio
controllo subito. Allora, tanto. Diciamo che in questo modo, devo ammettere che è veramente, veramente da tantissima la roba che ho. Spero di non riempire praticamente tutto. Allora, quanto pare piano piano, sì, sto riempendo tutto il magazzino, per così dire. Perché il primo già sta giallo, quindi vuol dire sì che piano piano sto riempendo tutto, ma veramente tanto. Allora, 1, 2, ok, no, il piccone mi serve. Allora, però le spike ce le ho. E questa è già buona cosa buona e giusta. Quindi, stone bricks ce li ho e quindi posso utilizzarle per di là. Quindi, per il vacuum hopper serve te. Ok. Vacuum hopper me ne può bastare benissimo uno. Poi dovrò trovare un modo di smistamento automatico sia della roba qui che della roba dei bonsai che stanno di là. Quindi non appena avrò la possibilità smisterò tutto. Allora, qui no, ho sbagliato posizione. 1, 2, 3 e 4. Dove l'hai messo? Sopra? Poi c'è ancora qui. Ok. A te. Ok, quindi ora posso tornare in alto. E vediamo quanto sono efficienti queste spike. Ok, se qualcuno ovviamente decide di spawnare. Eccolo. Ok, sono morti però. Ok, si ha bisogno di più spazio. Quindi, no, non in easy, però voglio. Non peso, però almeno easy lo voglio lasciare. Ok, a te ti ce la posso fare. Ti faccio fuori subito. Perché in questo modo ho la possibilità di farli fuori. E almeno lascio, invece di lasciare due blocchi chiuso, ne lascio uno solo. Ok, spike, te ti prendo e te ti prendo. Allora direi di controllare e vedere. Ok. Allora, ragazzuoli belli, direi che il mob spawner è praticamente finito. Quindi direi che, ok, siete della Botania. Direi per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale, di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi.